Il concetto del video in generale riprende il fatto che prima c'è un da supreme e ungali piccolissimi che ci stanno persino dentro il frigorifero e inizia da lì il viaggio. Dopo sono più grandi e riescono a stare sull'albero di mango. Dopo sono più grandi però che tagliano un mango dall'albero. E poi sono ancora più grandi perché vengono presi dagli alieni. Sì, è un viaggio nel viaggio, nel viaggio, nel viaggio. Adesso iniziamo già a parlare della prima immagine che ci siamo sentiti di analizzare del video. Sì, ci sono un po' di dettagli che si possono notare. In questa prima immagine vediamo in ogni caso un lettore, no, non è un lettore CD, ma piuttosto quello da vinile. Sì. Un E giradischi. il giradischi e si vede il vinile di DNA di Gali e Gali mentre sta mettendo play alla musica. Qua invece c'è Gali che sta Sta bevendo bevendo qualcosa, qualcosa del forse McDonald's, sembrerebbe. sembra un milkshake, vero? Quindi potrebbe fare riferimento alla canzone che ha fatto Fast Food. Esatto, c'è anche la pizza sul tavolo che richiama Pizza Kebab, Sì, la richiama canzone, anche se comunque. non si vede il kebab qua È vero sopra. che non si vede che va. In ogni caso richiama quel tipo di cibo che di solito assumi dopo Esatto. aver assunto un altro tipo di sostanza. Sì, dopo C'è il canne. un cactus e ci sono altre a sinistra e ci sono altre piante grasse sulla destra. Sì. E quello forse richiama un po' Willy Willy come video nel Sì, deserto, eccetera. esatto. C'è l'orologio in alto a sinistra che segna le 22:22, 22, come il pezzo 22, sempre dell'album 22, DNA. vero? In alto a destra c'è parte della copertina di DNA, abbiamo La visto quindi sia il faccia che si vinile toglie dalla che faccia di esatto, dalla testa di Gali. lo Poi smascheramento di Gali. Di dietro Gali c'è quello che sembrerebbe la bici di Da Dasu. Supreme. Sì, quella che usa sia Dici? in Moonstar che in Blunt Assuicin, che anche in scuola. Poi in basso a sinistra ci sono dei mango, quindi già È vero, non avevo qualcosa, notato. qualcosa a che fare con la canzone. Sì, quindi abbiamo già un inizio di mango. E ovviamente nel cocchino ci sta la Maria. Carino il cocchino. Sembra una cosa strana sotto forma di plastilina, però sì, direi proprio. Anzi, si vede ancora dopo nella canzone che è L'erba è terbetta. proprio l'erba. Sì, dopo si vede che da Supremo a un certo punto si alza e va verso il frigo. Comunque Con gli è. occhi evidentemente sballati. Quindi la Supreme apre il frigo e ci ritroviamo in questo fotogramma qui, in cui si vedono gli occhi di Da Supreme che sono in un evidente stato Alterato. euforico, alterato e sfocati. Io all'inizio avevo un dubbio, mi chiedo se sia una carota o un ananas, però Sembrerebbe un'ananas. dallo spessore E direi un nell'altra ananas. sulla sinistra abbiamo l'uva, che poi appunto adesso in Uva o quest'altro melanzana? no, in quest'altro fotogramma si vede Si proprio vedrà? Ah, che è si vede uva. l'uva. È vero, c'è l'uva lì e si vede anche meglio l'ananas. E prima si vedeva sfocato, adesso invece si vede ben chiaro un Gali. Ungarica. All'interno di cosa non ho capito. Cos'è, una ciotola sarà? Sì, una ciotola di zuppa, Sì, può forse darsi che sia un qualcosa. avanzo di qualcosa che è una ciotola, ma è un Gali che sta pescando. Una barchetta, quindi dimensioni piccole è importante perché le dimensioni dopo giocano un ruolo abbastanza centrale e importante in questo video. Sì, qua invece dopo che ha aperto il frigo si vede che entra dentro alla barchetta insieme a Gali, che Diventa più quella piccolo ciotola, e si rimpicciolisce, sì. viene quasi assorbito da questa nuova realtà. E tutto un tratto vediamo che passa il seguente fotogramma qua, che sono nella barchetta divorati da quello che sembrerebbe un Un pesce pesce cane. cane, sì, comunque un pesce enorme. Un paio di dettagli interessanti di questo mare è che si connettono molto al frigorifero. Infatti, vediamo quella che sembra una mela, una banana e una carota. Quindi, la zuppa è ancora connessa molto Al frigo. all'ambiente in cui si trova, che è quello del frigo. Il pesce cane li mangia, possiamo vedere ancora Si quanto sono vede lì proprio piccoli. un Gali e un Un Da Da Supreme Supreme. incappucciato di viola e Gali che vengono ingoiati. Beh, il pesce cane è sicuramente molto connesso al racconto di Pinocchio, alla favola di Pinocchio, ma in generale, questo si studia in letteratura, è un topos proprio letterario, quello di entrare nella bocca della balena. In ogni caso, adesso vengono trascinati dentro l'esofago e vediamo in questa immagine
come ci sia un pesce insieme a loro. Un richiamo proprio evidente a Nemo, Sì, appunto questo che pesce pagliaccio che gli chiede proprio se hai visto mio padre in in inglese. questo fotogramma invece ci troviamo già all'interno del pesce cane e sono caduti quindi fino in fondo e sono nella pancia della balena e vedono i resti di qualche umano che è già morto, quindi lo scheletro, e come prima reazione hanno quella di essere disperati e si vede ancora nelle mani di Gali che Mani in faccia. stavo urlando come l'urlo di Munch. E invece da Supreme però, dopo aver urlato, si è appena reso conto che tra le mani questo scheletro sta stringendo quello che sembra appunto un cannone e cambia subito, mentalità. Da spaventato a curio incuriosito. Sì, e si prepara già a prendere il cannone e a continuare a fumare. Magari grazie a quel cannone gli viene in mente il fatto che fa tutto parte di un viaggio. Sì, sicuramente ha a che vedere il fatto che in ogni fotogramma diverso hanno assunto sempre una ganja. Poche parole, hanno fumato all'inizio, quando si vedeva appunto tutti quei dettagli che richiamavano all'album di Gali, poi Giusto. sono entrati La balena. dentro il frigo, poi adesso sono dentro la balena e trovano un bel cannone e adesso infatti proseguirà così con un altro viaggione. E così possono fare un viaggio nel Sì, viaggio nel ogni viaggio. volta, ogni cannone è un viaggio diverso più o meno, questo è il senso. A questo punto da Supreme ha già fatto qualche tiro di questo nuovo cannone che ha trovato in mano allo scheletro e la passa a Gali, che nel frattempo aveva usato una bomboletta che apparentemente aveva pure trovato lì nel ventre della balena per fare una tag. E cosa ha scritto? Ha scritto quello che era il suo vecchio nome d'arte quando prima faceva parte del gruppo Truth Delete. Eh sì, l'ha fatto in un posto in cui non ci andrà mai nessuno, no? Quindi magari ha anche a che vedere col fatto che prima è dovuto fallire per poi poter diventare qualcuno. È vero, perché effettivamente il viaggio di andare dentro la balena in generale rappresenta quel andare nel posto più buio che c'è dentro di te, quindi anche gli eventuali fallimenti più bassi, i momenti più bassi della carriera o di qualsiasi percorso artistico rappresentano proprio quel buio che trovi dentro la pancia della bestia, che può essere una balena, ma Sì, possono anche essere perché non anche altre trovo il senso cose. sennò di fare quella tag lì proprio in quel posto lì, Ah, dentro la balena. molto giusto, questo riferimento a un punto più basso, ma comunque necessario della sua carriera. E invece qui vediamo la preparazione al prossimo viaggio che si faranno, e cioè Gali e da Supreme trovano un modo di uscire Sì. dalla pancia della balena, e questo è grazie a della dinamite che viene ingoiata apparentemente da questo animale e gli capita tra le mani. Gali usa un osso per accendere un fuoco e dar fuoco alla dinamite per far esplodere appunto il posto in cui si trovano e scappare via. Sai cosa mi fa venire in mente l'osso? Perché l'osso prende fuoco? Quello non ho capito. Questo perché prendo fuoco non lo so neanch'io, ma l'osso come strumento fa pensare molto a Odissea nello spazio, un momento molto importante per le scimmie per diventare poi esseri umani è quando riescono a capire che un osso di una preda morta può diventare un'arma, quindi Ah. l'osso come arma, l'osso come strumento. Questo è un pensiero profondo, questo non lo sapevo. Ah, perché un osso che prende fuoco pensavo fosse solo un bel Dopo viaggione. aver fatto esplodere la dinamite con l'osso che prende Matto duro. fuoco, escono fuori dalla balena, dal pesce cane, vengono schizzati in Cioè, aria, esplodono, sì. fino a quando non arrivano abbastanza vicini, anche abbastanza vulnerabili ai fulmini, per essere colpiti da quella che è un'unica nuvola nera Sì, infatti in nel questo cielo. fotogramma si vede appunto che li sta fulminando e si vede anche che Gali ha il cuore a Esatto. destra, no? Dettaglio molto interessante appunto per la canzone dell'album DNA. Altrimenti, sì, pochi altri dettagli se non che insieme a tutto lo scheletro di Da Supreme. Non solo c'è tutto lo scheletro appunto Ma normale, pure le ossa delle ma corna. anche le corna e l'aureola. Ha pure l'aureola. Invece vediamo che Gali, per esempio, i capelli, non ci sono le ossa, no? Giustamente. Ecco, dopo il fulmine che gli dà la scossa, vediamo come cadono dal cielo Cadono dalle nubi come Checco. e finiscono su una foglia di un albero che Apparentemente un mango. sì.
Non è un marimango, ma è un mango. È un mango un po' strano, però. E vediamo tra le foglie, eccetera, che c'è il frutto di mango che sta fumando. Ricorda molto il brucalifo, direi, o comunque tutto quel viaggio di Alice nel Paese delle Con Meraviglie. i cerchietti che fa soprattutto. Esatto, fa un bel cerchio di fumo tutto fosforescente e si prepara a passare un ulteriore cannone sia da Supreme che Gali, che così in questo modo potranno farsi un viaggio nel viaggio. Infatti, Esatto. questi corpi sono comunque ancora quelli che sono volati in aria, quelli che sono stati dentro il pesce cane, quindi Esatto, quello quelli che che era erano nel dentro al frigo, frigo. sono ancora piccolini, quindi. Invece, a questo punto, vediamo le dimensioni relative dei due personaggi che stavamo seguendo tutto il tempo, che infatti ci stanno persino sopra una foglia. E vediamo i personaggi più grandi di Gali e da Supreme che si trova sopra un. Un pick-up che sembra un Hummer con la targa Jennifer. Sì, un dettaglio importante è Jennifer, che tra l'altro ha le vocali scritte con i numeri che formano 313, Sì. come per esempio la macchina di Sì, Paperino, la sua targa. la sua targa 313, però ricorda anche il modo in cui da Supreme ha scritto i titoli delle Dei sue suoi brani, canzoni. sì, nel Quindi suo queste album. due cose. E in più il titolo della canzone dell'album di DNA di Gali, che si chiama appunto Jennifer. Jennifer, sì. Tutto questo nel pick-up che ha il dettaglio nella carrozzeria di queste fiamme che bruciano. Altrimenti c'è un Da Supreme nel retro del pick-up in mezzo a tanti manghi che sono già stati raccolti, vediamo dei manghi anche per terra, e Gali che si prepara con una specie di macete. A prendere un altro mango. Esatto. E quindi c'è Gali che taglia il frutto, cioè taglia proprio il mango che cade, e si vede molto velocemente nel video come il mango trascina dietro di sé da Supreme, che a sua volta trascina Gali. Quindi cascano tutti quanti giù, poi, Sulla cassa di manghi. esatto, vengono poi raccolti e messi dentro il pick-up, del quale abbiamo un'altra prospettiva proprio in questa immagine, in cui si vede da Supreme in mezzo ai manghi. Sì, sta fumando un cannone, prende, tiene in mano un golden ticket, che Sì, è un una chiara biglietto. citazione appunto Alla fabbrica di cioccolato che tra di Willy l'altro Wonka viene citato nel testo. anche nel testo, sono il Willy Wonka del flow. Ecco, è proprio dopo che vediamo da Supreme come si destreggia tra i manghi dietro il Fumando i pick-up, cannoni. vediamo invece la scena di come un Gali ancora più grande di quello che Una aveva tagliato divinità. il mango, un Gali divino, un Galesh se vogliamo. Prende il camion e se lo porta tra le nuvole, dove si trova insieme a un altro da Supreme, anche lui gigante. Ha già un cannone bello arrotolato con un po' di plastilina verde, come Sì, quindi all'inizio quella è del Maria, poi video. non ho capito perché fa la mista con Mette Maria e un Mango. po' di Maria, Ah, mette un perché è po' di proprio mango, Marimango, così anche diventa se Marimango. non ne colgo il senso a livello proprio delle canne. Comunque il track a questo punto sembra proprio un giocattolino e viene usato solo per riempire un pochino il cannone con un po' di aroma di mango. Invece è molto interessante, direi, Lo lo sfondo, sfondo, il background in quei cui pianeti. I corpi celesti. vediamo in ogni caso la luna in alto a destra, che è molto cara da Supreme, sia soprattutto nel video Moonstar, ma anche in altri testi cita la luna, anche nella canzone Milano. Se no, in basso a destra direi proprio che la Terra con l'Italia Sì, la in. classica visione della Terra vista dall'Europa. Quindi, se vuoi, ricorda anche un po' Cara Italia di Gali, se proprio dobbiamo trovare qualcosa. Ma se no, in basso a sinistra il pianeta rosso direi proprio che è Marte, e quello in alto centrale. Sembrerebbe Saturno per l'anello, ma il colore non è proprio di Saturno. Sì, esatto, però comunque sembra un po' Saturno, Sì. che tra l'altro mitologicamente rappresenta un cattivo papà, che è Crono, appunto, il papà che si mangia i propri figli. Quindi potrebbe essere un rimando a flashback, eccetera. Può Però lasciamo essere. stare. Invece in alto a sinistra un pianeta di cui io non sono sicuro di cosa voglia Sarà dire. Giove. Forse è Giove, se proprio dovessi dire qualcosa. Sarà Giove, sì. Per i colori sembrerebbe Giove. Sì, invece in questo punto vediamo i superpoteri delle versioni divinità di Gali e da Supreme. Infatti, in questo momento non c'è più bisogno che usi un osso per accendere il fuoco, ma lo fa direttamente dalla sua mano Con i per suoi poter accendere il superpoteri. cannone.
quindi dopo che hanno acceso il cannone si mettono a fumare entrambi, Abbiamo come al Dio Gali solito. e Dio Da Dio Supreme da che Supreme. fumano, e poi, come E al adesso solito, parte il parte viaggio il nuovo successivo, viaggio. sempre più in grande. E quindi abbiamo questo momento del video in cui Ungali alieno e Onda Suprema alieno trasportano verso la propria navicella Rapiscono, sì, esatto. e le divinità, o comunque quei giganti che erano appunto da Supreme e Gali. Gali, tra l'altro, non abbiamo detto prima, vestito alla Una toga romana, romana, sì, sì, vestito un sembrerebbe. po' in maniera mitologica. Coi dread. E i due alieni possono essere riconosciuti come da Supreme e Gali proprio per questi piccoli dettagli che sono i rasta arancioni dell'alieno Gali e le corna viola e l'aureola gialla dorata dell'alieno da Supreme. E sì, così finisce questo video. Quindi era un viaggio nel viaggio nel viaggio che prende come filo conduttore il fumare, fumarsi dei cannoni, di Giustamente. volta in volta sempre con un po' di mango. All'inizio un po' di mango nell'appartamento, poi il mango che un po' c'era nel frigo, e poi, o comunque della frutta che c'era nel frigo, e poi diventa il mango dell'albero Della pianta lì che viene raccolta. che viene presa dalle divinità, eccetera, e si chiude con quest'idea di alieno che non saprei spiegare così bene se non pensando alla canzone Moonstar di Da Supreme. Sì, ogni viaggio a sua volta era sempre di una dimensione più elevata, no? Sì, quindi Quindi. il personaggio diventava sempre più grande fino a un punto in cui va fuori dal mondo. Esatto.